Che cosa succede? Succede che ne viene fuori un calcolo obbligato che porta al numero 2,7 1828 1828 459045. E il 2,7, vedete, esprime in cicli 10 quella realtà del volume 27 in unità. Il logaritmo naturale di Nepero con 2,7 ce lo dimensiona già in cicli 10, perché il 27 noi lo vediamo non in relazione alle 27 unità, ma a quelle nel ciclo 10, 2,7. Quel 2,7 è quello che obbliga anche l'ammassamento del volume terrestre, perché la realtà presente come un quarto di tempo, quando è sviluppata in quattro tempi, porta quel 2,7 a essere 10,7, e bisogna a quel punto moltiplicare per ottenere la Terra per 10 elevato a 21. E perché 21? Perché è tutto lo sviluppo lineare del sistema trinitario, che da 10 meno 3 è 7 su una linea, che implichi 3 linee. E quindi 7 più 7 più 7, 21, e 10 deve essere elevato a 21. Quando ciò accade, e noi calcoliamo in unità di metri cubi, ecco che abbiamo il volume della Terra. Quindi il volume della Terra è obbligato dai logaritmi naturali di Nepero, nel volume, ma anche nel tempo, perché quando andiamo a considerare che le quattro cifre che vengono dopo sono uguali alle altre quattro che seguono, e che sono 1828 1828, e non ci stupiamo. Perché sono uguali? Perché sono la realtà a quattro dimensioni reali seguita dall'altra a quattro dimensioni immaginarie. Ma è solo la prospettiva decimale quella che è in atto tra due enti uguali. Perché? È perché 1828 è uguale a 1828, tanto uguale che noi, infischiandoci della prospettiva, li sommiamo. E che cosa otteniamo? Che 1828 per 2 è uguale a, in decine unitarie, 365,6, che sono esattamente 365 unità di giorni, 6 in valori decimali, che però a livello di decimale nasconde il valore per cui si è ottenuto quel decimale, che è la realtà a quattro dimensioni trasversali. Se noi consideriamo quella realtà che entra in atto nel momento in cui la dividiamo, otteniamo che 4 nel fronte per 6 in lunghezza sono 24. E quindi noi abbiamo la necessità di misurare il tempo in 24 ore. E voi dite, ma no, perché è una convenzione. Non è una convenzione, perché se noi consideriamo la realtà binaria 2 e consideriamo che il massimo è 10 in potenza, a quanto vale 2 elevato a 10? A 1024. Laddove 1000 è l'unità dello spazio, 10 al cubo. E quel 24 cos'è? È il tempo intero della rotazione del 1000, e ci mostra un quantitativo in ore. Ecco perché noi dobbiamo dividere in ore e avere il giorno di una ora a partire dall'intero numero di minuti, secondi che esistono, e che abbiamo capito a cosa corrispondono, a 8640, che diviso 12 portano a 3600, e allora possiamo dividerli in 60 primi, 60 secondi, che moltiplicandosi tra di loro ottengono quel valore. Ecco, nel logaritmo di Nepero, dopo il 2,7, sono venute 8 dimensioni di tempo, che fissano il tempo della durata dell'anno. E 8 dimensioni
più le 2 di 2,7 sono le 10 della linea. Abbiamo raggiunto lo sviluppo totale lineare. In quel momento lì bisogna aggiungerci un piano pi greco. Il piano pi greco, sapete, è 180 gradi. E voi dite, ma 180 gradi è una convenzione umana. E io vi dico, col cavolo che è una convenzione umana. Perché tutto l'intorno centripeto ha 6 componenti. Quando noi consideriamo che il centripeto è contrapposto a centrifugo e noi vogliamo avere una unità che consideri il prodotto tra l'ammassamento e l'espansione, dobbiamo fare 6 per 6, quindi abbiamo 36 come valore unitario relativo alle 6 componenti di ammassamento moltiplicate per le 6 di espansione, 36. Ma visto che per noi è unitario il ciclo, devono essere 360 nel ciclo. E quando dividiamo il ciclo per 2 è 180. E quindi non sono numeri così a caso, sono valori obbligati. Infatti i logaritmi E, base E, dopo le prime 10 cifre ci mostrano, disaggregati in 2 cifre alla volta. Perché 2 cifre alla volta? È perché la realtà nostra è binaria, quindi dobbiamo considerare 2 cifre alla volta. E che cosa sono? Sono 45, 90, 45. Gli estremi sono 45, in mezzo c'è 90, 45, 45, 90, più 90, 180. Vedete? Si formalizza un piano di 180 gradi di pi greco, che è proprio il risultato del calcolo che noi abbiamo fatto di 1 più un ennesimo elevato a n. Ora, visto che quando noi guardiamo in una direzione è l'opposto di quanto la guardiamo nell'altra, se 45, 90, 45 ci dà la costruzione graduale, quando la leggiamo nel senso inverso ci dà il tempo di quella gradualità, tanto che leggendolo proprio in senso inverso abbiamo che sono diventati 540 secondi più 9,45 secondi, che aggiunti a tutto il resto sono la perfezione dell'anno siderale, ossia di quanto la Terra gira rispetto alle stelle fisse. Allora, se uno scienziato mi viene a dire che ma che cosa è questo ragionamento del cazzo, scusatemi il termine, perché la Terra non lo sai che cresce, perché arrivano dall'universo le particelle che piovono sulla Terra, la Terra aumenta il suo volume, di conseguenza non è fissa, nulla è fisso. Questo tempo che tu dici, e io ti dico, amico, se applicando semplicemente la formula dell'incremento ennesimo esaminato in potenza n, arriviamo a dimensionare esattamente il volume della Terra e tutto l'anno siderale nella sua perfezione, è perché il nostro sistema macroscopico, che sembra affidato al cavolo, al caos delle cose che voi non sapete come sono, invece è affidato al nostro modo di vedere, al nostro modo di sentire e di ottenere la nostra realtà in base ai calcoli. Quindi, tornando alla domanda iniziale che era partita dal carbonio 12, il carbonio 12 è l'immagine dell'atomo che noi abbiamo quando andiamo a valutare un volume unitario, e allora è quello del carbonio 12. E noi siamo personaggi del carbonio perché usiamo questa intelligenza analitica alla base della quale poi corrisponde la formalizzazione e la dissociazione ottenuta per sintesi ideale dell'atomo di carbonio, è quello che è unitario e su cui dobbiamo poi porre l'unità della massa e tutte le altre cose, perché è il valore unitario del volume che abbia 10 come flusso in linea e 2 come i lati
dell'area unitaria. Ora, abbiamo valutato, vero, che il 54 esprime l'unità sia della superficie laterale, sia del volume complesso, sia della quantità dell'onda unitaria. Proviamo a dividerlo per 12. 54 diviso 12 uguale 4,5. Vedete, il 54 si è girato in 45, ma valuta doverosamente che sono una misurazione in cicli, sono 4,5 cicli di unità decime, 4,5, perché se noi invece consideriamo le unità, togliendo di mezzo quella virgola perché calcoliamo le unità e non il ciclo nella decina, e partiamo dal 45 e teniamo conto le regole che ci fanno vedere le cose, i rapporti tra le linee e gli angoli, le regole della trigonometria, allora la tangente di 45 gradi è 1. Ecco che quando noi attuiamo una visione di 45 gradi otteniamo per risultato la unificazione di una particella che appaia tangenziale grazie a tangente di 45 gradi e che ha la massa 54, il suo inverso, e vedete i rapporti che esistono in questo insieme. Beh, io vi saluto, ho dovuto spezzare questo video in due parti perché sono oggetto di cose che disturbano, scusatemi, ma era necessario tutto questo tempo e questa attenzione per farvi capire che quando si vuole ragionare in termini veri e essenziali bisogna sempre andare alla essenza del problema, perché se non si parte dall'essenza del problema ma dalla realtà caotica che abbiamo davanti, crediamo di essere scientifici e invece partiamo proprio considerando vere e proprie cose che invece non sono cose vere e proprie, ma solo frutto della immaginazione dell'uomo. Ve lo vedete voi un uomo scienziato che, laddove esiste un mondo binario rappresentato da un computer, si mette a guardare il computer e non che cosa ci sta veramente sotto a quella rappresentazione? I nostri scienziati fanno così, partono da quello che vedono sullo schermo e lo considerano vero, mentre invece è solo la interpretazione in base a un software di un valore binario che è una stringa di dati binari. Questo è nell'essenza. Chi non segue il valore essenziale, ma credendo di essere uno che parte dalla realtà di un apparire, è uno che crede di essere scienziato e pone per vere in maniera preliminare delle cose che non lo sono. Vi saluto.